il suo apporto. Da nord a sud della capitale la crisi si fa sentire, serrande abbassate per molti tra negozi ed imprese. Un dato in controtendenza arriva invece dal web. Gli shoppers sono infatti in aumento, ma sentiamo tutto con Antonella Pallante. Si compra in maniera molto molto più oculata, in maniera differente e diciamo il cliente anche abbiente è portato comunque, mentre prima mi entrava e chiedeva la lavatrice più costosa, il TV più costoso, l'ultimo uscito, adesso comunque tende a pensare prima di un acquisto importante. Quartiere Trieste Salario, considerato tra le zone abbienti di Roma, la crisi è arrivata anche qui. E poi Viale Libia, Viale Marconi, Vigna Stelluti, da nord a sud della capitale la scena si ripete, serrande abbassate, game over. È una crisi di fiducia perché in realtà oltre alla problematica legata alle risorse che scarseggiano per evidenti motivi, c'è anche il problema che la gente non spende, non ha voglia di spendere, perché non sa nel medio-lungo periodo quelli che saranno i propri introiti. Negozi che da sempre fanno parte dell'identità di una strada spengono le luci e accendono il buio. Secondo la Confesercenti, nei primi 7 mesi del 2014 a Roma hanno chiuso 4.264 imprese, con un saldo negativo tra iscritte e cessate di 1.333, un dato che migliora un po' a livello regionale secondo Confcommercio, che registra nel terzo trimestre 2014 nel Lazio l'iscrizione di 8.780 imprese contro 5.450 cessazioni, dunque un saldo positivo di 3.330, ma un dato da leggere anche in controluce, il turnover delle attività è troppo veloce. Ci sono tutte queste pressioni fiscali, pressioni contributive, tasse locali che aumentano, aumenti di contratti di locazione molto forti. È impossibile che, per esempio, ci sono certe strutture nella città che pagano 15, 20, 25 mila euro mese. Non vendiamo eroina, noi vendiamo merce. Difficoltà che portano molti commercianti a dilazionare o non pagare proprio le tasse, come quella sui rifiuti. Noi ultimamente abbiamo avuto un afflusso ai nostri sportelli, ma anche attraverso corrispondenza da parte di molte imprese che accedono a forme di dilazione di pagamenti, di rateizzazione. Diciamo che questo fenomeno rispetto al 2013 è aumentato di circa il 60%. La cosa che stiamo vedendo con maggiore preoccupazione è che ci sono molte aziende che stanno chiudendo, in quei casi quasi sicuramente con molta difficoltà si riuscirà a ottenere magari soltanto una parte del dovuto. Dura il calcio,